Fusil d'assaut della Manufacture d'Armes de Saint-Étienne. Avete creduto che sia impazzito, vero? Può anche essere, ma questo è semplicemente il nome intero di FAMAS, un fucile d'assalto che tutti noi abbiamo sempre usato fino a poco tempo fa, finché non fosse stata tolta nella Season 5 di Fortnite. Dunque, forse avete già capito che in questo video parleremo di vari slang di Fortnite che tutti noi usiamo ogni giorno per comunicare con i nostri piccoli amici nerd. Se non sei ancora entrato nel mio server di Discord, allora ti invito a cliccare sul link in descrizione di questo video e a unirti alla nostra, per ora, piccola community. Prefire. Un giocatore fa un prefire quando è consapevole oppure sospetta che il nemico si trovi dietro l'angolo o dietro una sorta di ostacolo e decide di sparare l'attimo prima che il nemico esca completamente nella linea di tiro. Può capitare che se avete il ping o latenza più alti del vostro nemico potreste avere qualche difficoltà a eseguire il prefire. Bite, bited, significa esca o aver fatto da esca, al fine di ingannare i propri nemici e spingerli a fare qualcosa che infine non finisca bene per loro. Ad esempio quando inneschi una trappola, che è tipicamente una situazione di caccia. Bloom è ciò che su Fortnite si usa per determinare dove vanno i colpi una volta sparati. Ogni volta che spari un proiettile andrà a finire da qualche parte nel tuo mirino. Puoi ridurre il livello del random se ad esempio stai immobile o stai accovacciato. BM è l'abbreviatura di Bad Manners e significa cattive maniere. Termine ampiamente utilizzato nei giochi. Di solito usato quando un giocatore elimina qualcuno e invece di andare a fare i compiti si mette a ballare per provocare o usare l'emote di loser. Spesso questo è considerato maleducazione se viene fatto in modo negativo. Bunny Hope. È un termine piuttosto raro su Fortnite, succede quando ad esempio nel momento in cui atterrate, se saltate nel momento giusto farete un salto molto più lungo atterrando più avanti del dovuto. Questo termine è derivato da Counter-Strike. Choke significa letteralmente soffocamento, significa giocare male in una situazione di alta pressione, ad esempio quando rimani 1v1 alla fine della partita e hai lag e manchi un colpo di fucile. Prendo giusto una pausa per ricordarvi che tutti i miei social li potete trovare in descrizione di questo video, dove troverete anche il link per il mio Discord. Vi aspetto lì. Cracked, fondamentalmente lo stesso significato di Goated, un pazzo scatenato molto skillato. Sembra che il termine abbia ottenuto popolarità da Buga, che ha vinto il campionato mondiale di Fortnite in singolo. Crank significa letteralmente sfornare, generalmente usato in combinazione con i 90, crankare i 90, fare una cosa velocemente e ripetutamente, quindi sfornare i 90. Clutch è il contrario di choke, significa giocare molto bene in una situazione di tensione, quando ad esempio sei in svantaggio contro due o tre persone e ne esci vincitore. In termini di basket, ad esempio, sei sotto di 2 punti a 2 secondi dalla fine del gioco, fai un tiro da 3 punti e questo significa clutch. Goated è una variante dell'abbreviatura di GOAT, che significa greatest of all time, migliore di sempre. E significa quindi essere bravo o eccellere in qualcosa. Non è raro trovare scritto Goated nei post di Mongrel, e non è perché gli piacciono le capre. Harry Potter. Harry abitava sotto la scala di Dursley, in un piccolo stanzino, quindi significa essere bloccato da una scala e 2 muri di un giocatore, quindi finire in trappola. Lasered, usato quando si colpisce un altro giocatore per un sacco di danni, con un fucile d'assalto o una mitragliatrice. No scope significa sparare a qualcuno con un'arma che richiede l'utilizzo del mirino per essere più precisa, ma riuscire a colpire effettivamente qualcuno senza farlo. Di solito è molto difficile farlo perché il colpo in assenza del mirino è estremamente impreciso. Si tratta per la maggior parte dei casi di fortuna. Scrim è una modalità con la quale i professionisti si allenano per i tornei. È una parola usata in altri tipi di sport per indicare la simulazione di gioco. OG significa Original Gangster, termine molto usato nel rap e nell'hip hop. Un OG di Fortnite si riferisce a un giocatore che gioca dalla prima stagione. Una volta, quelli che avevano la skin di Ghoul Trooper erano ritenuti degli OG, perché la poteva avere solo uno che giocava dalla prima stagione. Siphon è esattamente la funzione che permette di generare 50 punti di vita o scudo al momento dell'uccisione del giocatore nemico. All'inizio, questa funzione esisteva solo nella modalità di arena, poi aggiunta anche in pubblica,
ma poi nuovamente rimossa. Ora esiste solo in modalità competitiva. Rotate è un po' strana perché significa letteralmente ruotare. Significa farti la strada da dove ti trovi a un punto sicuro all'interno della safe. Senti spesso usare questo termine quando si parla del movimento dei nemici, del tipo le squadre stanno ruotando nella safe successiva. Scusa, ti volevo ricordare che devi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere altri video. È già fatto? Bella lì. Spray and pray è una frase molto usata nei sparatutto. Si riferisce ad un giocatore che tiene il pulsante di fuoco con un'arma automatica, quindi spray, sperando di colpire qualcuno senza nemmeno mirare, quindi pray, che significa letteralmente pregare. Quindi se sei in una situazione di forte panico e inizi a sparare sperando di colpirli perché si muovono sporadicamente, stai spruzzando e pregando. 19s o 90. Questo è un termine per una specifica tecnica di costruzione che è considerata il modo più veloce per ottenere una posizione di high ground su un giocatore. Build fight è quando tu e un altro giocatore state tentando di ottenere l'high costruendo rapidamente. Questo in genere non implica molto sparare, ma concentrarti in gran parte solo sulla costruzione o sull'impedire all'altro giocatore di prendere l'high. I giocatori veramente bravi possono costruire, editare e sparare ai giocatori rapidamente durante un build fight. Camper, termine che significa campeggiare, quindi rimanere in un punto per tutta la partita. I camper raramente mostrano la faccia per sopravvivere fino alla fine della partita. Al massimo costruiscono un box uno per uno e non aspettano altro che fare un'uccisione facile. Camperare nei cespugli significa letteralmente utilizzare i cespugli per nascondersi. Cosa che potrebbe essere molto efficace perché è piuttosto difficile vedere un giocatore che si nasconde nei cespugli. Knocked, termine che si riferisce ad un giocatore al quale è stata tolta tutta la vita e che può essere raccolto da un compagno di squadra e curato. Usato per segnalare alla propria squadra che uno o più giocatori della squadra nemica sono stati atterrati, noccati. GG sta per good game, usato spesso per complimentarsi con un altro giocatore per una buona partita. Oppure usato anche in modo sarcastico in riferimento a qualcosa che è andato storto durante la partita. Questo termine è usato anche da un certo Last Hero G per salutare il proprio pubblico alla fine di ogni video. Non si sa il perché. Per ora mi fermo qui. Se vi è piaciuto questo video e se vi piacciono video del genere, fatemelo sapere nei commenti e premete per bene quel bottone per mettere il mi piace. Se volete anche la seconda parte di questo video, scrivetelo nei commenti. Vi ricordo che sul mio canale Discord c'è una chat per coloro che fanno acquisti con il mio codice creatore. Mandatemi i vostri screenshot con gli acquisti con il mio codice. Alla fine del prossimo video pubblicherò alcuni screenshot di coloro che l'hanno fatto. Io mi chiamo Last Hero G. GG. Ciao.